Allora, si è vista un'altra Italia rispetto alla partita con la Polonia? Sì, si è vista un'Italia che ha giocato meglio tecnicamente, un'Italia che è riuscita ad avere una ricezione con più continuità e quindi è quello ci ha permesso di sviluppare il gioco in maniera più varia, più efficace, meno prevedibile. Quello vuol dire tanto, quando riesce a dare continuità al cambio palla tutto scorre meglio, no? Poi abbiamo battuto bene dall'inizio, insomma, diverse cose che ci hanno permesso di spingere bene dall'inizio sull'acceleratore. Abbiamo avuto poi quel finale di terzo set dove però siamo stati bravi, perché lì era un attimo scomporsi. Noi sapevamo, ce lo siamo detto, il Giappone stava in campo 10 ore, se c'era da stare in campo 10 ore, una squadra da questo punto di vista con una pazienza illimitata, e non si scompone tecnicamente, non è che sta in campo, ma è abituata a stare in partite lunghe, in azioni lunghe, con una normalità, come se si giocasse sempre ricezione, alzata, attacco, punto. E noi siamo stati bravi a metterci su quel piano lì, senza avere fretta di chiudere la partita a inizio quarto e senza avere, come dire, un po' il timore che ci potesse sfuggire una partita che sembrava quasi vinta. Hai detto qualcosa di particolare prima di questa partita ai ragazzi? No, ho detto che io credo, perché sento parlare molto, no, il girone si pasticcia, uno vince contro l'altro, anche nell'altro girone. Io credo che finché noi siamo col destino nelle nostre mani, è tanta roba. Noi ci siamo stati col destino nelle mani di altri. E quello è più complicato, perché il tuo risultato non è l'unica soluzione che hai. Quindi io credo che però è fondamentale rendersi veramente consapevoli del fatto che tutte le partite bisognerà aspettarsi di stare magari in campo a lungo, bisognerà aspettarsi che magari si va sotto, e non bisogna pensare all'avversario sulla base del blasone, sulla base. Questo ci insegnano tutti questi risultati strani, non altro, ok? E se davvero ce lo insegnano, se vogliamo decidere noi, dobbiamo prima di tutto accettare il piano di gara, questo come piano di gara. Non so se mi risponderai, ma hai chiesto a Simone di non coinvolgere troppo Ivan, c'è un motivo particolare? No, con Ivan, ho chiesto a Simone di coinvolgerlo, però poi Simone è un palleggiatore che, e credo che stasera l'abbia coinvolto con buona continuità, mi sembra che forse ha avuto un momento, ma io credo che stasera, però con Simone abbiamo parlato, noi dobbiamo coinvolgerlo, come dobbiamo tenere coinvolti tutti i giocatori. Noi siamo una squadra che ha diversi attaccanti importanti, i centrali compresi, i centrali non si può decidere perché i centrali dipende dalla ricezione, però no, abbiamo, insomma, poi quando hai un palleggiatore come Simone, col cambio palla ci pensa tanto anche lui. Quando hai deciso di impiegarlo? Ma questa è una decisione che è stata progressivamente ragionata, ed è una decisione fondamentalmente medica. C'era una grandissima volontà da parte del ragazzo di fare di tutto per poterci essere, quella è una base indispensabile, no? In queste situazioni che sono un po' limite, chiaramente, però ecco, il monitor sulla situazione è stato veramente non day by day, ma minute by minute. No, perché lui ci ha detto di avere ancora un po' di dolore. Sì, però ragazzi, l'Olimpiade è l'Olimpiade, e poi bisogna cercare, appunto. Si ragiona, ci sono fortunati. Io ho il privilegio di avere uno staff veramente straordinario dal punto di vista della professionalità, dell'esperienza, eccetera, e di avere anche dei giocatori disposti a soffrire quando ce n'è bisogno, non solo sul campo, ma anche da questo punto di vista. Lui non è il solo, però in questo caso, ecco, questo è chiaramente il però insomma, avevamo parlato di Ivan, no? Sul discorso ginocchio, insomma, così. Hai visto un po' più nervosi prima della partita rispetto al solito? No, devo dire che prima della prima partita chiaramente c'era un po' di
pizzicava un po', no? Perché chiaramente la prima partita è un'Olimpiade e lo è per tutti, però insomma tu ti preoccupi delle tue sensazioni. Oggi li ho visti convinti che sarebbe stata una partita dura, ma convinti che anche se durava 12 set noi stavamo dentro con cattiveria ma con lucidità fino alla fine. Secondo me si vede dal primo punto che era cambiato qualcosa.